Benvenuto all'equipaggiamento militare romano. La forza di Roma dipendeva in gran parte dalla sua supremazia militare, garantita da una società militaristica. I normali cittadini, per la maggior parte contadini e pastori, combattevano per proteggere le terre e la famiglia. Come ricompensa a chi combatteva per Roma, era concesso il voto. Addestrati alla disciplina e al rispetto degli ordini dei superiori, i cittadini soldati svilupparono un profondo senso di fedeltà alla città. La qualità dell'armatura della fanteria romana era direttamente legata al suo status sociale. La maglia metallica era l'armatura più diffusa. Quella a scaglie, resa celebre dai media di oggi, comparì solo dopo l'epoca di Cesare. La fanteria utilizzava grossi scudi rettangolari, mentre i soldati a cavallo scudi più piccoli di origine greca. Ai soldati toccava occuparsi del trasporto dell'equipaggiamento, incluso quanto serviva per la costruzione di tende e forti. I soldati romani utilizzavano lo stesso tipo di armi. In battaglia si puntava al volto e allo stomaco del nemico. Per questo i legionari avevano due armi da mischia, un pugnale e una spada corta, conosciuta come gladio. Una delle armi più sorprendenti dei romani era il giavellotto. La punta piramidale infilzava il corpo e il gambo in ferro era pensato perché si spezzasse all'impatto, rendendo impossibile il riutilizzo da parte dei nemici. Ogni conquista portava nell'arsenale di Roma nuove tecnologie sottratte ai nemici, rinforzandolo sempre più. Dopo aver catturato un vascello cartaginese, i romani ne adottarono le stesse tecniche costruttive, potenziando la propria flotta. L'artiglieria pesante greca servì invece ai romani per costruire catapulte e baliste. Queste ultime divennero il simbolo della potenza militare di Roma.